che gioca a Minecraft con qual volume che c'è. Duke 43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Technicraft, Technic Pack, vabbè quella cosa lì. Ragazzi, scusate per la voce strana, ma come ho già detto su Facebook, non ho dormito tutta la notte per il mal di dente. Ora sembra mi sia calmato e non lo so, faccio questo video ragazzi, non so per quando riesco a caricarvelo. Allora, in poche parole noterete la prima cosa importante, che non sono più 179 mod, ma sono 190. Dovreste... chi vuole aggiornare il pacchetto perché è uscito un nuovo aggiornamento, vi aggiunge delle mod, poi sempre a mano aggiungerete la Gatecraft e la Dartcraft, eliminate sempre la mod la Gate Copy perché sennò poi vi va in conflitto con la Dartcraft. E in poche parole vi succede questo ragazzi, vi faccio vedere due secondi, il mondo è mio, vi faccio vedere cosa succede. Una volta che voi avviate il pacchetto, molti di voi mi hanno fatto questa domanda, vi escono i cuori non in basso ma in alto a sinistra. È un problema di un config della Dartcraft. Eccoli qua. Vedete che i cuori non sono sotto ma sono qui in alto. Li vedete? Tankete. Allora, cosa bisogna fare? Prima di tutto uscire da Minecraft, perché sennò non vi legge i config. Ok, ora apriamo Keski. Aprite la cartella dove avete installato la TL Launcher. Andate su Instance, troverete il pacchetto DNS Tech Pack. Lo aprite, andate su config, cercate la mod, la Dartcraft, eccitela qui, e in poche parole dovete cercare, scendete di poco, qua dove c'è scritto Zelda UD, c'è scritto true, noi mettiamo false. Tankete, file, salva, chiudiamo e riapriamo Minecraft. Ok, una volta arrivati a Minecraft ragazzi potete notare che i cuori tornano al loro posto qua in basso. A sinistra, perfetto. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che mi era scoppiato tutto. Allora, ora vi spiegherò cosa è successo. In poche parole, ragazzi, io ho fatto l'altare di legno. Vi ricordate? Non ho messo 6 slime ball come dicevate, perché le slime ball, se guardate bene il video invece di sparare cavolaterie, ne avevo 12 e ora ne ho 11. Ne ho messa solamente una. Le ho prese così. Ma cliccando il tasto destro vedete che io le metto una alla volta, non le ho messe tutte. Ho chiarita questa situation. È successo che, in poche parole, avendo fatto l'altare di legno, io ingenuamente non ho pensato che l'altare di legno non può contenere troppe, non magie, troppe essenze, troppa roba. Per cui oggi faremo l'altare, rifaremo l'altare un po' più robusto, io direi, non so, dalla brick, dalla stone brick in su. Per cui aggiustiamo un po' il tutto qua, io non so perché, ah sì, perché facendo le prove reset mod. Allora ragazzi, avendo aggiornato abbiamo ben 190 mod, ben 9 mod in più dell'ultima volta, no 12 mod in più, scusatemi, erano 178 e 280, abbiamo ben 12 mod in più dell'ultima volta, per cui non mi ricordo, non so bene che mod abbiano aggiunto. Ma speriamo ragazzi che vada tutto bene, speriamo non ci siano bug, conflitti, eccetera, eccetera, eccetera. Incrociamo le dita per una volta un pacchetto che ci vada bene, puttagna cagna. Ma io sono positivolo e come al solito bussano le porte. Allora, io già per portarmi avanti ho messo un blocco. No, scherzo, per portarmi avanti ragazzi togliamo questa cosa, sì. Bussate quanto cazzo volete che oggi non vi apro. Con Luke, se si incazza è peggio di Hook. Non gli toccare la sua sigaretta. Giro di vodka e inizia la festa. Tutti in discoteca con Luke. Ma ragazzi, non c'è nessuno. Ma è quello piccolo! Che cacchio di sbocco! Lo guardare o vai subito giù. Cazzo ti guardi, hai 12 anni. Vuoi la Nutella, non te ne do più. Lo fisso con lo champagne, 5 cubiste zona privé. Tre vanno a te, due vanno a me. Altro che welcome to Saint-Tropez. Tutti in discoteca con Luke. Balli rotanti come Ryu. Segui la tigre della tribù. Resta in discoteca con Luke. 43 16. Il numero perfetto, il marchio del successo. 43 16. Non ti fermare, il vero shock inizia adesso.
Dodge marchiata 01, viva i Duke. Freccia per azzardo con la sua punto gialla Luke. Stereo a palle, cellulare fisso su Facebook. Sedili in pelle in tinta con il YouTube. Rapine a mano armata più che scassi in Payday. Lo chiamano il pistola, prende il nome da John Wayne. Guerrieri e maghi scappano se entra in World of Warcraft. I creeper si inginocchiano se gioca a Minecraft. 43 16 il numero perfetto, il marchio del successo. 43 16 non ti fermare, il vero shock inizia adesso. Cucina insieme a Luke, uova strapazzate e spec. 200.000 iscritti alla tigre del far web. Perché chi fa da solo già si sa che fa per tre. 43 16 il numero perfetto, il marchio del successo. 43 16 non ti fermare, il vero shock inizia adesso. E voilà, abbiamo rifatto tutto, ragazzi. Ora il libro dovremmo già averlo fatto, perché ormai utilizziamo questo qua. Allora andiamo qui, dovrebbe funzionare, speriamo. Pom, e vediamo che le succede. Allora ci servono le art essenze, per cui dovremmo riprenderle. Però nel nuovo aggiornamento dovrebbero aver fatto un qualcosa di strano. Non vorrei dire una cagata. Vediamo il crafting. Solo le api. No! Abbiamo fatto le essenze rifinite. Lo possiamo craftare. Finalmente! Però, come si crafta? Essenze refiner. Essenze refiner. Essenze refiner. C'è un macchinario? Scusatemi. Eccolo qua! Un diamante dell'obsidiana, ragazzi. Per cui, ragazzi, non vorrei più imbrogliare, non vorrei più usare i cheat. Direi di andare a cercare il diamante, l'ossidiana, logicamente, fare quel macchinario e finalmente potremo craftarci le essenze. Per cui anche le altre essenze, il fire essence. Nice. È tutto craftabile, nice. Però ragazzi, ormai vi ho lasciato con la qualina in bocca per quel giorno lì e mi sembra giusto e normale e coerente farvi vedere come funziona almeno sta cacchio di cosa. Giusto, ragazzi? Giusto, dai. Ve la meritete! Allora, cominciamo subito col prendere tutto l'occorrente, per cui ci serviva una di queste, niente. Ci serviva, allora, una di queste. Una slime ball. Basta. Poi dovrei aver messo... Ah, ce l'ho in... Le ho indosso. Ah, poi mi ci serve, allora, 1, 2, 3, 4, una redstone. Redstone, ho detto. Redstone! Ok. Qua. Facciamo la, il compass. Poi era una freccia. Non so se mi ricordo a memoria. E poi dovrebbe essere basta, dai. Basta, dai. Allora, andiamo qui. Attiviamo l'altare con la runa. Voilà. Poi vuole che schi. Voilà. Poi vuole la freccia, voilà. Poi vuole la slime ball, voilà. Poi vuole uno di questi, voilà. Poi vuole questo qua, me lo ricordo. Poi ancora uno di questi, poi la slime ball. Oh, l'è funzionato! Non è finita, ragazzi, non è finita, perché guardate cosa serve. La pergamena. Mi sono dimenticato come un pirla. Serve la pergamena. La craftiamo. La pergamena serve sempre, ragazzi, in ogni crafting, perché deve scrivere tutta la magia su un foglio. Voilà. Ragazzi, questa è la nostra prima magia.
Guardate, funziona a mana. In poche parole, usciamo un attimo fuori. E più lo utilizziamo, più saliamo di livello con la magia. Noterete adesso i numeretti blu sono in alto tra il mana e il burnout. Ora che voglio un mob non c'è. Cioè, questa è sfiga propria. È propria sfiga. Perché è illuminato qua? Che cos'era? Che cos'era quella lucciola? Cos'è che mi ha dato? Guardate. Ah, li diamo dopo. No, era solo la prima volta. Non fa danni. Ma ragazzi, ho fatto una cosa che non serve a un cavolo. Ma non fa danni sta cosa. Ma che cazzo? Ragazzi, ho fatto una magia di merda. Non serve a niente. Come potete notare, non serve a un beato niente. Anche se carico. Non fa niente. Vabbè, sono pirla, ragazzi. Non so che cosa ho combinato. Ormai è tutto fail sta serie. Cercherò di risolvere, cioè cercherò di risolvere, ormai sta cosa è inutile, o magari serve solamente su qualche mob per fare un qualche cosa. Studierò, vedrò che serve, ma tanto poi ne faremo tante altre. Ragazzi, grazie di avermi seguito, non so quando uscirà questo video, spero il prima possibile, se riesco lo metto subito a caricare. Dagli che tutto, un bacione e un abbraccio, mangiamo qualche carota. Ciao a tutti. Chi è caruttato?